Rassegna stampa di oggi 6 marzo 2018, questa è la prima edizione, cari amici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Risultati elezioni 2018, Di Maio dice Movimento 5 Stelle inevitabilmente verso il governo, inizia la Terza Repubblica, dialogo con tutti. Il leader 5 Stelle ha parlato poco dopo il discorso di Matteo Salvini e ha lanciato un messaggio al Capo dello Stato. Sono fiducioso che il Presidente della Repubblica saprà guidare questo momento con autorevolezza e responsabilità. Sentiamo la responsabilità di dare un governo al Paese. Sempre sulle elezioni 2018, Piazza Affari tiene botta, Galassi a Berlusconi a picco con le banche, giù anche De Benedetti. I titoli di Stato sbandano anche per l'effetto di una fuga sul bond tedesco, ma si riassestano rapidamente. Mediaset, Mondadori e Gendi nella tempesta insieme agli istituti di credito. Gli analisti dicono dall'altra parte dell'Atlantico il rischio politico sta continuando ad aumentare e potrebbero quindi essere gli Stati Uniti piuttosto che l'Europa a sorprendere negativamente i mercati nel 2018. Elezioni 2018, sempre il Movimento 5 Stelle cannibalizza il PD e la Lega e prosciuga Forza Italia. I flussi elettorali di SVG e Istituto Cattaneo. Per valutare i flussi in uscita dal Partito Democratico, la società prende a riferimento il 40% ottenuto alle europee del 2014. Il Movimento e il Carroccio pescano anche tra gli astensionisti. A Livorno i pentastellati, pur perdendo qualcosa verso la Lega e l'astensione, hanno rubato ai Dem il 7,8% dell'intero corpo elettorale, la quota più alta fra quelle rilevate. Saipem Consob contesta i conti alla base dell'ingresso della Cassa Depositi e Prestiti nell'azionariato. All'indomani della tornata elettorale, la vigilanza accusa la società di Eni e CDP di aver effettuato errori rilevanti da circa 1,3 miliardi nelle svalutazioni dei bilanci 2015 e di non averli corretti nel 2016. Così si mette indirettamente in discussione l'operazione con cui alla fine del 2015 la Cassa Depositi è diventata socio di Saipem. Elezioni, l'Unione Europea, Keep Calm and Carry On, fiducia in Mattarella, c'è Gentiloni, Macron dice pesa pressione migratoria. Juncker alla domanda sulle possibili conseguenze per i mercati ha recuperato la frase coniata dal governo inglese nel 1939, all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Berlino intanto auspica una rapida stabilizzazione del quadro politico. La Merkel si augura che in Italia verrà formato un esecutivo stabile prima di 6 mesi. Macron ha detto: Italia ha sofferto per la pressione migratoria. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.